Qua ve lo dico, se ne c'entro almeno uno dovete iscrivervi e lasciare like. Eccolo! Let's go! Buon day! Io sono Barbuto, ma non ho la barba. Dato che ho fatto centro e vi sarete appena iscritti, commentate con hashtag nuovo iscritto. Anche nel video di oggi faremo un botto di robe, andremo a far la spesa. Quindi dovrò uscire di casa e mi tingerò i capelli. Quindi non perdiamo tempo e andiamo a fare la spesa. Incredibile, sono uscito per motivi urgenti. Sto andando a fare la spesa. Mi sono munito di mascherina e guanti che ho fatto scorta al supermercato l'ultima volta. Sono quelli per prendere la frutta, però meglio che niente. Con questa mascherina e il cappuccio sembro tipo un bandito. Sono in missione solitaria. Questo. Al supermercato sotto casa c'era troppa coda, come vi ho fatto vedere. Continuava ad arrivare un botto di gente, quindi ho deciso di andarmene e andare a un altro supermercato, al centro commerciale che è sempre vicino a casa. Perché uno, c'è troppo da aspettare e non ci ho sbatti, sinceramente. E seconda cosa, iniziava ad affollarsi troppa gente, quindi non volevo rischiare. Le strade sono deserte, per fortuna, vuol dire che la gente comunque ha capito che deve stare a casa. Io ovviamente sto uscendo solo perché in qualche modo dovrò pur mangiare. Andare in giro è stranissimo, perché comunque non c'è davvero nessuno e questo mi mette un sacco di soggezione, cioè è assurdo. Questa invece è la situazione al centro commerciale, hanno sbarricato tutto e si entra di là. Qua fortunatamente non c'è la coda e quindi siamo pronti per fare questa spesa. Devo dire che fare la spesa è diventato uno dei miei passatempi preferiti, visto che posso uscire di casa. Questo ovviamente è di vitale importanza. Maledetta l'idea oggi di andare a piedi fino al centro commerciale, però io pensavo di riuscire a fare la spesa subito al supermercato sotto casa. Finito la spesa e sto facendo una gran fatica. Però finalmente si ritorna a casa, spesa fatta. Per qualche giorno siamo a posto. Di vitale importanza. Ormai sono passati vari giorni da quando è iniziata la quarantena e stare a casa sta iniziando a diventare davvero pesante, no? Un po' per tutti, un po' per me, un po' per voi, anche se in questo periodo sono molto produttivo, sto facendo un sacco di contenuti tra video YouTube, TikTok, storie di Instagram. Mi tengo occupato e due, cerco di intrattenervi il più possibile in modo tale che non vi annoiate a casa. Ma comunque non è tutto, magari fatemi sapere nei commenti cosa fate voi a casa. Io per esempio sto guardando un sacco di serie su Netflix, sto leggendo dei libri, gioco un botto alla PlayStation, passo un botto di tempo qua nel letto, ovviamente sempre vestito in modo sobrio. Andiamo a tingerci i capelli. Lo stavo chiedendo anch'io perché ho gli occhiali da solo in casa. Ora mi li tolgo, ecco qua, oddio. È arrivato il momento di tingerci i capelli, dato che li avevo già fatti viola e arancioni, li avevo già fatti un bel po' di tempo fa, io direi, dato che siamo in quarantena, tanto nessuno mi deve vedere a parte te che stai guardando questo video, facciamoceli multicolor. Direi di lasciare un po' del mio bianco e vediamo un po' cosa esce. Questa quarantena mi sta facendo davvero del male. Siamo pronti. Ok, ho preso a caso, non so che colore sia questo. Ci siamo. Oh mio Dio! Perderò i capelli? Prima o poi? Io dico di sì. Ok, ci siamo, Ok, metà e metà. Bianchi, arancioni e viola. Ci stanno. Allora, ora un tocco di classe. Tutti e due insieme. Oddio, c'è l'orecchio arancione. C'è un'orecchia arancione. Non è il corona, lo giuro. Questo è il risultato, guardate un po' come sono lucenti i miei capelli. Ma sono fighissimi. Ragazzi, soprattutto il mio orecchio, eh? Ogni settimana uscirà un video di mercoledì, di venerdì e di domenica alle 14. Tutti i giorni su TikTok alle 18 un nuovo TikTok. Dal vostro Barbuto senza barba è tutto. Ora anche multicolor. Ciao.